di Alice Neri è una roba, credetemi, non si può credere. Quando qualcuno dice che si è data a fuoco da sola in No, macchina, vabbè. vi prego, veramente è un'offesa, verso le donne. Dunque, sei in diretta con noi, Maria Grazia. È molto probabile che ci fosse anche un terzo uomo lì. Poi si parla di uno stalker, aiutaci a capire. A te. Sì, buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. Intanto siamo proprio davanti al bar, quel bar in cui lei ha trascorso 6 ore in compagnia di un amico che risulta essere iscritto nel registro degli indagati. E poi che cosa accade? Alle 3:40 il suo cellulare non è più localizzabile. L'ultima localizzazione avviene proprio qui, in prossimità del parcheggio, dopodiché si allontana la macchina, ma non sappiamo se Alice fosse alla guida di quell'autovettura o se invece ci fosse un'altra persona, quella persona che potrebbe averle fatto del male. Ed è andata in questa direzione la macchina fino ad arrivare al semaforo che vediamo in lontananza. Ha girato a sinistra e da quella parte si va a Fossa, la località in cui è stata ritrovata quell'autovettura bruciata all'interno della quale c'era il corpo carbonizzato di questa giovane donna. Parlavi e accennavi a questo terzo uomo, sì, perché ricordiamo che due sono le persone iscritte nel registro degli indagati, questo amico e il marito. E poi c'è questa terza persona. Questa terza persona che potrebbe aver avuto un incontro, che potrebbe aver incontrato Alice proprio qui in questo luogo. Diciamo che questa persona non è indagata, è soltanto attenzionata, usiamo questo termine, Attenzionata. attenzionata dagli investigatori. Si sta cercando di far luce proprio sui suoi movimenti, sui suoi spostamenti, che cosa ha fatto quella sera. Volevi aggiungere qualcosa, Leonora? No, è Prego. attenzionata, dici bene, anche perché hai realizzato un servizio, devo dire, Sì. molto ben fatto proprio su questi 10 minuti di buco che ci sarebbero stati. Allora, vediamolo un attimo e poi mi racconti, perché è qui che ruota tutto il mistero, no, dell'omicidio di questa ragazza. Alice arriva al bar, poco dopo viene raggiunta dall'amico e collega oggi iscritto nel registro degli indagati. I due trascorrono la serata in questo locale, ci rimarranno per circa 6 ore. L'amico va via, Alice si ferma ancora per 10 minuti. Il marito di Alice, non vedendola in casa, la chiama più volte al cellulare. Qualcuno interromperà le chiamate. L'interruzione avveniva con tempistiche diverse. Era un telefono che squillava una volta, poi si interrompeva, 3 volte, poi si interrompeva. Lascia presupporre, il rifiuto manuale della chiamata. Questo avveniva in quale fascia oraria? Dalle 6:15 del mattino fino alle 7, quando poi il telefono è stato definitivamente spento. Attraverso un'app l'uomo scopre che l'ultima posizione rilevata è poco distante dal bar. Sono le 3:40 di venerdì. Un centinaio di metri spostato rispetto al bar in direzione del semaforo dove sembrerebbe che l'auto di mia sorella abbia poi svoltato a sinistra. Un uomo nota un'autovettura bruciata a Fossa Concordia, in via Griffona, a 7 km dal bar. All'interno il corpo carbonizzato di una donna. L'auto è quella di Alice. Dalle 3:40 del mattino il suo cellulare non è più tracciabile. Chi ha disattivato la localizzazione? Mia sorella non aveva competenze tecniche, cioè non sapeva neanche dell'esistenza, della possibilità di disattivare la geolocalizzazione. Eccoci qua, allora Maria Grazia, questo buco, no, di 10 minuti potrebbe essere arrivato un terzo uomo, cioè un terzo uomo perché? Il marito che la cercava, ma dopo che non ritornava più a casa, per cui la notte, la mattina successiva, il collega che stava con lei e che è stato visto con lei davanti a tutti fino a un certo punto e poi questi 10 minuti di buco, considerate che ha perso la vita questa donna a pochi minuti dal bar, 7-8 minuti dal bar dove si trovava con il collega. A te. Poi c'è tutta la notte, perché è vero che ci sono 10 minuti di buco, ma poi c'è Sì, tutta la ma notte se qualcuno avesse, no, voluto incendiare la c'è uno macchina, stalker. dare Mettila fuoco nel alla bagaglio. macchina, lei. C'è uno stalker che lei ha denunciato, se non sbaglio. Maria Grazia.
Allora, sì, anche merita lo stalker, poi faremo chiarezza. Allora, per quanto riguarda i 10 minuti, sì, potrebbe essere accaduto qualcosa qui. Forse Alice è salita in macchina, ha preso il suo cellulare, ha controllato dei messaggi. Non sappiamo questo, ma forse qui ad attenderla c'era una terza persona. Chissà, questo è quello che stanno cercando di appurare gli investigatori. Oppure potrebbe essere arrivato un malintenzionato, come dice Matteo, il fratello di Alice, una persona che si trovava qui e che le ha fatto del male. Non trapela molto dalla procura, devo dire che c'è davvero il massimo riserbo su queste indagini. Cerchiamo di far chiarezza anche su quest'uomo che viene definito uno stalker, e ieri Matteo in diretta ci ha detto: non lo definirei uno stalker, non so nulla. Bene, quello che possiamo dirvi, perché la mamma di Alice in realtà conosceva un altro aspetto. Che cosa è accaduto? All'interno della società presso cui lavorava Alice ci sarebbe stata una persona che era solita, diciamo così, molestare, usiamo questo termine, molestare la ragazza. Alice non si sarebbe fermata, si sarebbe rivolta ai suoi superiori e in qualche modo avrebbe denunciato il fatto. Ci sarebbe una lettera di richiamo proprio nei confronti di questa persona. Questa persona è il terzo uomo o è un altro collega di lavoro? Anche questo rimane a tutt'oggi un dubbio. Dobbiamo dire che anche in passato, in un'altra società, Alice era stata molestata e anche in quel caso aveva fatto presente il tutto ai suoi datori di lavoro. Questo per quanto riguarda l'uomo di cui si sta parlando in questi giorni. Un altro dubbio e un nodo da sciogliere è il fatto: è l'orario della tua vettura, quando è stata portata lì la macchina e soprattutto quando è che è stato data fuoco la macchina, a che ora? Perché questo? Perché alcune persone sarebbero passate di lì la mattina di venerdì e non avrebbero notato l'autovettura, ma soprattutto non avrebbero notato le fiamme. Quando sono arrivati i vigili del fuoco alle 21 di venerdì, si scopre che in realtà il fuoco sarebbe divampato attorno alle 18, quindi circa 3 ore prima. Qual è stato il combustibile usato? Ci sono delle analisi, naturalmente, degli accertamenti che stanno facendo anche RIS. Questo combustibile, insomma, c'è veramente tutto da... O successivamente, perché il dubbio... Che sia stato dopo, giusto, che poi sia ritornato... Il dubbio è anche questo, Eleonora, qualcuno potrebbe essere tornato lì il pomeriggio... Ah, forse anche un complice potrebbe aver dato alle fiamme quell'autovettura. Però Eleonora, posso dire solo una cosa? Allora, velocemente, i tassisti quando lasciano delle donne a tarda notte aspettano in macchina per vedere se la donna entra nel portone. Io penso che quella persona avrebbe dovuto accompagnare questa, dopo le 3 di notte, no, non si deve lasciare una donna. Sì, però comunque sia, come collega, tu non puoi lasciare una donna da sola. Non possiamo sapere che cosa. Io l'avrei accompagnata a casa. Non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere. Noi dico solo che il collega avrebbe potuto accompagnarla a casa. Cioè, il consiglio che do agli uomini è di non lasciare le donne da sole alle 3 di notte e tornarsene a casa. Solo questo dico. Eleonora, tu ti batti tanto per le donne e per il femminicidio. Questo, al di là di tutte le ipotesi investigative in atto, sembra a tutti gli effetti un femminicidio. Questa è la cosa chiara. Poi vediamo. Grazie.